amici di Neltubo, benvenuti, benvenuti in un nuovo appuntamento al videoblog di Paoletto. Oggi recensiamo MotoGP 13. Questo gioco si presenta come un grande gioco di guida motociclistico sviluppato dalla Milestone, quindi una grande casa produttrice per quanto riguarda le simulazioni di guida. In primis, all'inizio, troviamo questa schermata dove dobbiamo creare il nostro alter ego virtuale per poi poterlo usare all'interno della carriera. Ci sono varie opzioni, nel menu principale troviamo quindi gare istantanee, in questo caso andiamo subito in pista senza fare le qualifiche e possiamo scegliere qualsiasi pilota della classe Moto 3, Moto 2 o Moto GP. Poi ci sarà la modalità Gran Premio, dove quindi invece dovremmo intraprendere per prima le qualifiche, e la modalità campionato. Un altro aspetto molto interessante di MotoGP è la difficoltà di guida, quindi noi abbiamo tre livelli di difficoltà per quanto riguarda lo stile di guida, quindi base, dove in questo caso è molto semplice controllare la moto, allo stile realistico, in questo caso dovremmo veramente padroneggiare sulle piste questi morsi da 200 cavalli. Per quanto riguarda il livello di difficoltà dei piloti, posso dire nei primi due livelli mi è sembrato un po' facile il gioco, già a livello medio penso che dopo qualche gara già possiamo padroneggiarlo. A livello difficile invece il gioco credo che sia molto realistico. Ogni pilota in pista presenta uno stile di guida molto differente, quindi possiamo vedere un Marquez si inclina in curva con uno stile diverso rispetto a Valentino Rossi. Inoltre anche il comportamento dei piloti e i valori rispecchiano la realtà. Posso dire che il gioco è molto divertente, una grafica veramente buona, in questo caso do un 8 alla grafica. Per quanto riguarda il sonoro, in questo caso do un altro buon 8, si poteva fare lievemente meglio, ma è molto realistico. Per quanto riguarda il gameplay, in questo caso do un bel 9 grazie alla scalabilità che è presente nel gioco, quindi i vari livelli di difficoltà, e come longevità in questo caso voglio dare un bel 9 proprio perché è presente la modalità carriera, dove quindi partendo col nostro alter ego virtuale partiremo dalla Moto 3, quindi la classe inferiore, e poi poco a poco vediamo che possiamo ricevere varie offerte dai team più blasonati e quindi procedere di anno in anno fino ad arrivare alla Moto GP. Per quanto riguarda il giudizio finale di questo gioco, posso dare un bel 8,5, gioco interessante, ma secondo me si poteva fare un po' di più. Inoltre il gioco presenta un'interfaccia e le modalità molto ispirate ad altri titoli, soprattutto a un famoso titolo della Codemaster che non voglio nominare. Cari amici del tubo, ci vediamo. Grazie, ciao e me ne vado in moto.